Allora, ragazze, ragazzi, rieccoci qua su Immortals Rising Phoenix. Ho fatto qualche piccola modifica all'interfaccia, è un po' più vicina ai bordi dello schermo, dà un po' meno fastidio. Prima, nell'episodio scorso, era un po' più vicina al centro, secondo me, non, insomma, un po' invadente, ecco. E inoltre, fortunatamente hanno fatto in modo di rendere personalizzabile i comandi. E infatti adesso ho messo la schivata su B, come in Dark Souls praticamente, cerchio. E diciamo la fase stealth su X, cioè su quadrato. In sostanza, ho invertito questi due comandi. Se dovessi, siccome non sono i comandi predefiniti, se dovessi riscontrare dei problemi in futuro per altre mosse, eccetera, mi regolerò di conseguenza. Bene, episodio scorso, insomma, abbiamo iniziato il gioco. Abbiamo, vabbè, noi siamo Phoenix, sostanzialmente, che pare sia l'unica umana sopravvissuta alla petrificazione globale, insomma, o meno dell'antica Grecia, da parte di Tifone. E dobbiamo, vabbè, sconfiggere Tifone, ma prima di farlo ci dobbiamo potenziare, cercare alleati, eccetera, eccetera, eccetera. Intanto Prometeo e Zeus stanno raccontando in background la storia in base a quello che facciamo. Direi che questa cosa è carina, veramente carina, mi piace molto. Poi, vabbè, magari non tutte le battute sono belle, si può dire, però un po' di ironia ci vuole, ci vuole. Allora, dobbiamo andare qua. Ok, abbiamo preso la forza di Ercole, Eracle, come cavolo si chiama. Possiamo sollevare grossi ma. Ah, possiamo anche spingerli. Vabbè, siamo diventati fortissimi, va bene. Adesso volevo capire da che parte ci si può arrampicare per salvare un tizio. Oh, non lo so, vediamo, aspetta qua. La mia scena, aspetta. Non riesce a procedere, premiamo per saltare, poi un doppio salto, un salto doppio per continuare ad arrampicarti. C'è là. Un'altra roba che va distrutta. Gemma gialla, va bene. Oh. Però è vero. No, ok. C'è il danno da caduta, non me lo scordo io. Qua c'è uno scrigno anche. Ah, questo lo apriamo così. Va bene. Melagana fungo blu, ambra dorata. Tieni ambra dorata per aumentare la potenza delle tue pozioni. Puoi trovare gli scrigni. Vabbè, ok. Ma io non dovevo andare qua. Mi segna 47 metri. In basso, però. Ah, forse lì. Occhio. No. In basso. Boh. Scusate, eh. Scendi. Ok. Ah, forse qua dentro. Però. Trascina oggetto. Oppure. Ok. Facciamo così, lo lasciamo. Ok. Ok. Piccolo. No. Ah, ok, l'ho visto, l'ho visto. Ok. Piccolo enigma, comunque. Sei caduto in quella cripta. Ti salverò! Lo prometto! Caduto? Ma non mi sembra ci sia una spaccatura qua, però. Vabbè, via. Ah!
un'altra cripta. Fammi capire bene. Invece di andare al tempio di Apollo per parlare con l'oracolo, Phoenix sta inseguendo questo sconosciuto. Phoenix, una persona davvero di buon cuore, voleva aiutare il misterioso sconosciuto, ma senza dimenticare che si stava avvicinando sempre più al tempio di Apollo e alla soluzione alla terribile maledizione inflitta al fratello e ai soldati suoi compagni. Oh sì, ricordami di cancellare i miei errori a livello narrativo. Zeus, una persona davvero di buon cuore, uccise la sua prima moglie trasformandola in mosca e poi mangiandosela. Cosa? È accaduto questo a Meti? Pensavo fosse in visita da sua sorella a Babilonia. Ops. Vabbè. Allora, cos'è sta roba? Un altro enigma. Cos'è questo varco? Aspetta, vediamo qui. Attiva. Ah, ecco, sì, è un varco. Esattamente. Beh, la piuma è leggera, l'incudine è pesante, immagino che questo... Aspetta, no. Ok, questo non si può sollevare, è troppo pesante. Invece quello, sì, è pesante ma non troppo. Ok. Ok. Lo devo prendere, sì. Forse devo usare come base. Ok. Ok. Peso piccolo. Peso piccolo. Ah, posso farlo anche solo premendo Y, ok. Lancia, eh sì, questo lo devo lanciare là. Bene. Vediamo. Sì, ok, sono abbastanza vicino, non c'è bisogno che faccio LB. Lancio caricato. Ah, là. Probabilmente. No. O meglio, sì, ma... Vabbè. Sì, ci è arrivato. Ok. Ok. Oh. Il simbolo di Itaca. Odisseo. L'arco. Arco di Odisseo, che dobbiamo fare le mosse? Rosalvo, non basta solo essere veloci. Vediamo se hai controllo. Chi sei? Mostrati! Frecce di Apollo. Immagino... Esatto. Tiro rapido. Ok. Ah, ma non posso... Cioè, devo aspettare che si carichi la barra... Ah, no, quando la barra è carica ci ricarica tutte le frecce. Ah. Quindi ne posso lanciare 6 e poi devo aspettare. Quello lì è Omega. Alfabeto greco. Aha. Okay. Due dei bersagli sembravano abbastanza semplici da colpire, ma il terzo avrebbe richiesto l'abilità di un arciere provetto. Figuriamoci, i ragazzi di oggi giocano con le conchiglie, tirano pietre, fissano i muri, sono iperattivi, lo sai. Detto da un dio che pensa che una settimana sia sufficiente per una relazione a lungo termine. No, non posso passare attraverso le fessure, no. Vabbè, mi devo avvicinare, forse. No, aspetta.
Freccia di Apollo. Cioè. Ah. Ah no, devo tenere. Ok. La comandiamo noi. Ecco. Mantieni quella mano ferma, piccolina, e potresti sopravvivere. Questi mi sa che sono i checkpoint. Qua c'è uno scrigno. Qui è chiuso. Qua non ci arrampichiamo. No. Non è che c'è un pulsante dietro. Magari. Vedere. No. Devo tenere mirato, sennò. Infatti. Ok. Un po' di roba. Non so. Spero ci venga. Ci verrà spiegata cosa servirà. Ok. Fa vedere. Sì, no, guardo bene. Va bene. Però sento. Non è che c'è qualcosa di segreto. Sento un rumorino. Oh, ma è un bug, insomma. Vabbè. All'Ambrosia faceva un rumore particolare. Però bello. È attiva, sì. Forse devo colpire lì. Devo prenderlo al volo, forse. Aspetta. No. Ah, sì, ok. A posto, sì, sì, sì. Cioè, ho rotto bene. Ecco. A posto. No, c'è. Boh, non so, sento un rumore. Va bene, magari sono io, non so. Magari è l'ambiente. Altro fulmine per noi. Con l'agilità di Achille, la velocità di Atalanta, l'astuzia di Odisseo e la forza di Eracle, qualcun altro. Fenix era pronta ad affrontare qualunque cosa avesse in serbo il futuro. Sì, ma non c'era il tizio, però. Tutto qui? È questo quello che ha da offrire? Buona fortuna! Lascia fare, lascia fare. Vista appannata, nuova missione. Sono quasi all'oracolo. Il desiderio di salvare i compagni e il fratello aveva aumentato la determinazione di Phoenix. No, li ho interrotti. Infatti ho visto le bollicine. Ok. Ah già, è vero, me lo devo ricordare, porca, va, che c'è la resistenza quando si nuota. Se no. Ok. Cioè si consuma resistenza. Ah, la piccola lira. Chi è? No. Vieni giù. Praticamente le frecce sono infinite, dai. Basta aspettare un attimo. Ah no, una si ricarica. Ok, sì, però sono infinite. In ogni caso, basta aspettare, infatti.
Ok. Cosa fa la piccola? Suona. Memorizza le melodie delle piccoline e suona su quelle grandi. Ok, per completare la sfida mitica. Vediamo dettagli. Però... chi si ricorda poi? Cioè... vabbè, vedremo. Vedremo. Io seguirei di qua. Andiamo al tempio di Apollo. Si può rompere, sì. Fenix vide che i servi di Tifone avevano circondato lo sconosciuto lasciandolo senza vie di fuga. Sarebbe stata la sua più grande battaglia. Oh, spero che lo sconosciuto muoia. Sì, così. Aspetta. Adesso devo un attimo memorizzare che schivo con la P, che ho cambiato. Che però è meglio di X, eh? Questo è morto. Ok, ok. Ok. Ah, ma qui c'è. Aspetta. Toh. Beccati. Ah, ho preso l'altro. Vabbè, è stordito. Vabbè, va bene uguale. Ok. Poi c'è. Questo posso prenderlo, no? Solo i massi posso raccogliere. Urca, ah, già è vero che si para con entrambi. Aspetta. Si para. Ok. 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 Parato. Perfetto. È finita. Puoi uscire. No, grazie. Sto bene qui. Non c'è nulla di cui preoccuparsi. Se avessi voluto farti del male, avrei potuto semplicemente venire a colpirti. È vero. Quindi, ora vado. Fenix. Che nome singolare. Grazie dell'aiuto, Fenix. Bei bracciali. Grazie. Sto andando al Tempio di Apollo a parlare con l'oracolo. Anch'io. È proprio laggiù. Oh, fantastico. Mi serve tutto l'aiuto possibile. Dovremmo andare insieme. C'è andato. Ehi, che fine hai fatto? I miei parabraccia. Ah. Ah, dannato ladruncolo. Io ti ho salvato! Sto ladro... So come ti senti, ragazza. Fai tutto il possibile per loro e poi ti tradiscono. Ma scusa, lui non ha superato ste prove, no? Lui è andato diretto. Non c'era neanche la barriera, forse. Quindi questo non possiamo spostarlo, mo. Come facciamo? Come facciamo? Io non sono abbastanza pesante. Frecce incendiarie. Scocca le frecce attraverso una fiamma per incendiarle. Accendere altri bracieri. Usa frecce di Apollo per controllarle meglio. Sì, ah, così, aspetta. Ok, tipo questo braciere. No, devo prenderlo proprio così. Mi sa. Ok. Ah. Che roba è? Chi ha progettato quell'ingresso? Un artista circense? Un prestigiatore? Non lo so. Non sono meravigliosi i mortali? Ma posso andare giù? Ah no. C'è una barriera invisibile, anzi un pavimento invisibile. Che forse non abbiamo il parabraccia. Vieni avanti, alla luce.
I misteri che ho da offrire sono infiniti come granelli di sabbia sparsi sul terreno. Qual è la tua domanda? Oh, saggio oracolo, come posso annullare la maledizione e far tornare tutti umani? Wow, questa sì che è una bella domanda, non lo so. È un vero mistero. Se non lo sa lui. E allora come posso riavere i parabraccia che mi sono stati rubati? Ah, un altro mistero. Siamo sicuri? Sì. Per questo sono qui, dall'oracolo. Oh, ma certo. Beh, a questo proposito, io sono solo il sacerdote. L'oracolo si è trasformato in pietra, ma questo fumo è diverso. Secondo te la sabbia si chiama così perché chi ce l'ha attaccata addosso s'arrabbia? Non faceva ridere. Hai visto un piccoletto con i capelli biondi? No? Me ne vado. Che cosa c'è? Hai detto di volertene andare, ma sei ancora qui? Mio fratello è stato trasformato in pietra e non posso salvarlo. Ho aiutato una persona e mi ha derubato. E tu non sai fare altro che ridere. Wow! È tutto giusto. Sei tu un oracolo. Che sta dicendo? Oh, mentre vai, mi prendi qualcosa. Perché sto morendo di fame. Il padre della tua stirpe non è il padre dei tuoi simili. Una montagna incoronata con capelli fluenti. È così che vincerai. Il mostro si trascina, affamato di peccati immortali. Il vero eroe li possiede tutti, rubati alle fauci della bestia. Con l'aiuto del messaggero amato, l'eroe attacca e ben presto li riporta tutti indietro. Una perla in acque agitate, accesi i fuochi della cucina, convinto una giovane saggia creatura, un pizzico di astuzia. Primogenito di Teti, padre rovesciato, eroe del cielo, è arrivato il momento di tornare a casa. Wow, questa sì che è una profezia. Sembrava tanto un deficiente. Beh, d'altra parte, sono un vero professionista in profezie. Sì. Un profezionista, capita? Ascolta. Fermo! Ladro! Riprenditi i tuoi bracciali. Ti serviranno dove stai andando. Vieni con me. No! Senti, mi dispiace di averteli rubati. Io lo faccio senza accorgermene, è una specie di malattia. È creptomane. A posto? No. Neanche per sogno. Mi serviva un'offerta per l'oracolo. Pensavo non contassi nulla e la tua faccia non mi piaceva. Lasciamoci tutto alle spalle. Dobbiamo andare. Non ti piaceva la... Non abbiamo molto tempo. Lui arriverà presto. Ma chi? Ho proprio il biglietto che ti serve per raggiungere la terraferma. Ma dove sono le ali? Queste? Chi è il ladro adesso? Frena l'entusiasmo. Non puoi ancora volare. Devi trovare l'altro pezzo. Che intendi con volare? Concentrati. Poi ci serve un vaso rubato a Eolo. È lì dentro? Io comincio i preparativi. Ci vediamo con il vaso in cima all'osservatorio. Io... non capisco. Sei in grave pericolo. Lascia che ti aiuti. Ok, ma a proposito di quello che hai detto prima... E sei sparito. Sparisce velocemente. Ok, bene. Devo capire come superare quella barriera. Vabbè, adesso che abbiamo i parabraccia... Ecco. Giusto? Sì. Recupera la giara di Eolo nella cripta del Tartaro. Ottieni il pezzo di ala completando la costellazione dell'osservatorio.
Vabbè, iniziamo da qua. Gigante monocolo. Però sono quei teschi. Ne mancano sempre due di teschi. Boh. Il labirintico percorso davanti a Phoenix sembrava scoraggiante, ma la luce di infinite stelle era lì a mostrare la via. Ah, è molto bello. Le cripte sono fatte veramente bene, molto suggestive. Ma anche graficamente, sì, è molto cartunoso, ma ci sta per quanto mi riguarda. Allora io direi questo qua che sarà più leggero e gli altri due di là. No. Ecco. Opla. Allora, ecco dove finiscono le navi da carico. Perché? Per questa cassa. Vabbè, qua come prima, solo che questa è più grande. No, trasporto. Ah, questo è vero che non ce lo faceva trasportare, fa vedere. No, no. Eh no, mi prende quell'altro, infatti, troppo, è comunque troppo pesante. Vabbè. Facciamo così. Madonna, stavo calcolato male. Ok. No, in faccia. Vabbè, aggancia bersaglio, ok. Ok. No, forse teniamo lo sganciato. No, veramente la cosa che i nemici si possono... Beh, che non è l'unico gioco, ovviamente, ma... prendere a vicenda è davvero bella. Cioè, la gradisco. Cioè, no. No. Oh, ho schivato all'ultimo. Ecco, to, beccatevi tra di voi. Parato. Lucca, mi ha preso. Però il segmento non è vuoto, quindi se sopra... se non mi faccio prendere... Ok. Ok. No, 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 questo no, questo devo schivarlo per forza. E ride. Sei giunta più lontano di molti altri. Non temere. Sto arrivando ad accoglierti. Op. Ok, questo cos'è? Cura. La salute è già al massimo, sì, infatti. Allora, ci arrivo fino lì, non credo. Allora, là c'è uno scrigno. No, aspetta. C'è questo. No, no, è andato giù. È andato giù. Aspetta. Ah, va che, ok, riappare. Non devo cliccare. No, volevo vedere. Beh, che posso... dai, posso fare così. Ok, e lo metto qua. Ok, e se... Ok. Ok. Sì. Boh. Ah, vabbè.
Nuova attrezzatura, elmo del nuovo dio dell'Olimpo. Fa vedere. Inventario, in effetti è un po' che non guardo. Asce, vabbè, ok. Arco, ok. Ali, ok. Elmo, 10% danni con ascia. Ah. Personalizzazione, non abbiamo ancora nulla. Abilità. Ah, no, scusate, ho cliccato questa roba, no. Con le due monete di Caronte, ecco quali sono le... Ok, le... Diciamo, quindi non si fa esperienza. Ci vogliono le monete di Caronte per potenziarsi. E potenziare le abilità. Doppio salto mezz'aria, consumo un segmento... No, ma questo ce l'abbiamo già. Guarda che non posso prendere nulla. No, questo qua è tutto quello che abbiamo. Non posso prendere nulla. Tutto bloccato. Qua. E di qua. Anche di qua, uguale. Questo lo sappiamo fare. Non controllo meglio, ma no. Va bene. No, non possiamo fare niente adesso. Inventario, l'ermo ce lo siamo messo. Non abbiamo... No, un'armatura, no? Ok. Ok. Sì. Ok. E quell'altro... Quell'altra cassa servirà a qualcosa. Ok. Forse da mettere... qua. Ok. Allora, vediamo. Qui c'è una palla. Qui c'è un'altra palla. Sposta. Ah, questa la spostiamo così. Ok, dove la devo mettere? Fammi vedere. Fammi vedere. Ah, quella là la mettiamo lì, ma non so se... Ah, sì. Aspetta. Ok, possiamo spostare a distanza. Non... Ah, però consuma parecchia resistenza. Sì, la resistenza deve essere la prima cosa che potenzieremo. No, di là. E si fa tutto con la... A parte la schivata. La schivata no. Però il resto... Ok. Vai lì, vai lì. Benissimo. E una c'è. E l'altra. Ah, vabbè, ok. Nulla, nulla di complicato. La cosa più complicata era questa qua dentro. Ok. Però se gli enigmi sono... Cioè, continuano a essere così. Magari anche, presumo, saranno un po' più difficili. Ovviamente, man mano che si va avanti. Sono carini, non sono male. Vai, ti sposto così. Guarda che rotola, ecco. Oh. E niente, io mi piace fare il doppio salto. Ok. Mentre Phoenix attraversava l'oltretomba, pensò ai suoi genitori. Stavano bene ad Argo? Erano stati trasformati anche loro? Phoenix non poteva fare a meno di... Appare un enorme mostro! Che noia.
Gigantesco, ma Phoenix si mette a ridere. Fatti sotto, figlio di... No! Vuoi ballare, eh? Oh, oh, è perfetto! L'adorabile mostro era davvero giocoso. Proprio quello di cui lei aveva bisogno per allontanare la mente dalle sue preoccupazioni. Era un dono degli dèi che avrebbe custodito per sempre nel suo grande ma vulnerabile cuore. Va bene, fai come vuoi. L'importante è che tu non mi faccia vomitare. Phoenix si preparò ad affrontare il mostro, che si lanciò all'attacco. Sì, era chiaro comunque che... in Godfall era anche era così, che gli attacchi rossi erano quelli imparabili, ma era... Però vabbè, me lo dice adesso, ok. Ah, li passiamo sotto le gambe, va. Oh, quasi. Ok. Attenzione, ok. Buono che comunque la combo viene interrotta per dare priorità alla schivata, cosa che in Godfall non c'era. Oh, mi ha spaccato il masso, aspetta, ce n'è un altro, sì. No. No. Ma vieni qua. Ah, lo lancia lui. No. Ecco. Ah, l'abbiamo stordito di brutto. Aspetta. No. Ecco. No. Oh, ho schivato all'ultimo. Che culo. Ok. Oh, mi ha preso. Poco importa. No, volevo pararglielo, E via, è partito. Quasi, piccolina. Abbiamo così tanto di cui parlare. Chiunque o qualunque cosa tu sia, non mi fai paura. Questa è per la cura, ma non ce ne abbiamo bisogno. Beh, è un buon inizio. Ok, corriamo. Recupera la giada di Eolo. Un momento. Quando il ladro ha detto che si trattava del vaso di Eolo, pensavo si parlasse di un vaso con sopra dipinto il dio del vento, non che fosse dentro. Questo affarino non può contenere il vento, è impossibile. C'era di Eolo, pensavo l'aprissimo. Ok, altro fulmine, bene. Ma se io prendo quegli affari, cosa sono? Ah no, niente. Una roba così. Ok. A posto, adesso di là dobbiamo andare. Saliamo da qui, qua tutti pietrificati. Se Phoenix avesse guardato in cima alla torre dell'osservatorio, avrebbe visto il planetario. Il plane che, scusa? Descrive le orbite dei pianeti e... Va bene, lascia stare. Beh, dovresti saperlo, Zeus è un dio. Cioè...
Hai scoperto l'osservatorio. Abbiamo degli uccellacci. C'è qualcosa. Però è chiuso. Il muro sta crollando. Chissà se c'è un modo per attraversarlo. Non si può spaccare? Beh. Però questi qua che volano, sono già dei rompi, lo so già. Ok. E se solo arrivasse il livello del terreno a portata della mia spada, vedi. Ok, però questo così va già bene. Vieni qua. Aia. Ok, uno è morto. Oh. Benissimo. Adesso fatemi fare gli esperimenti qua. Così è troppo facile. Ah no. E invece no. Non era troppo facile. Cos'è questo? Siamo una galassia. Ah, si può? Ok. Vai, Fadothor. Trasporta. Cos'è? Devo metterlo da qualche parte, ma dove? Posso anche... No, aspetta. Posso anche scattare, c'è scritto. Tieni premuto... ma lo molla. Tendo premuto B. Vabbè. Andrà messo da qualche parte sto affare. No, lascialo un attimo qua. Che adesso guardiamo. Ok. Qua non più di così. No, questo qua andava solo spinto. Qua niente. Qua roba cristallo viola. Ok. Vediamo. Vediamo qua sopra. Mentre Phoenix proseguiva il suo viaggio, non poteva fare a meno di chiedersi se un giorno la sua storia sarebbe stata raccontata tra le stelle. Hermes dice sempre che le stelle raccontano storie, ma non capisco. È come se io non sapessi leggere. La cosa non mi stupisce. Se voglio trovare il pezzo di ala mancante, devo superare questa prova. Okay. Non puoi controllare le stelle. Loro controllano te. O almeno così mi ha detto una volta una veggente di nome Clea. Non ti dirò cosa accadde dopo, ma quelle stelle erano brillanti. Ti ha rubato i soldi? Sì, è vero, sì. Ma l'ho trasformata in una bacca di ginepro, quindi alla fine non è stata una brutta serata. Vabbè. Ma messe qua. Messe qua sono un bel po', E forse sbloccano le ali al 100%. Qua cos'è? Ah no, aspetta, ho capito. Vanno messe nei punti giusti. Ok, ok. Quindi questa va messa qua. E infatti. Infatti, non sono tutte da riempire. Mi sembra un po' strano in effetti, trovare così tante palle. Qua. Aha. Via. Ok. Perfetto, qua. Ne abbiamo trovate due in un colpo solo. Ah, così lo... Ok. Aspetta. Si riattiva? No. Si riattiva niente. Va bene. Ti lancio da qui. È un po' rischioso, però se quella va giù chissà dove va a finire. È un po' rischioso. Andiamo piano.
Allora, questa va qua. Questa va qua. Ne manca una. Eccola. Ok. No, come era così? Ecco. C'è niente qua dentro, no? E questa qui va qua. Oh. Ottieni. Monete di Caronte, più 8, 10. Benvenuto nell'Isola d'Oro. In ricordo del mio più grande successo e del mio più orribile fallimento. Possano gli dèi accettare la mia offerta e possa io rivederti, Icaro. Sono le ali del grande Dedalo! Deve essere stato lui a costruire anche tutto il resto qui. Tutti questi templi. Non posso neanche immaginare cosa significhi perdere un figlio in quel modo. Il pezzo di ala è stato recuperato e il vaso di Eolo preso dal Tartaro. Ora devo andare dallo sconosciuto in cima all'osservatorio. Cosa? Non ho ucciso io, Icaro. È stata colpa delle ali difettose di Dedalo. E dov'è Dedalo ora? Capisco. Silenzio. Sono sicuro che Phoenix lo scoprirà. Prima o poi. Vediamo. Aspetta, l'ho letto mentre modificavo i comandi. Vediamo se possiamo planare. No. Boh. No, forse non ancora. No, boh, vabbè. Comunque. Aspetta, fatemi vedere qua prima. Magari questi si possono spaccare. Ah sì, si possono spaccare. Allora. Allora. Pensavo di no. Pensavo di no. Qui ci arriviamo, sì, dai. Ok. Spacchiamo anche questo cristallo. Ok. Attenzione. Ok, andiamo su di qua. Ma qui però non ci possiamo... Ah no, sì, ci possiamo arrampicare. Solo nelle cripte del Tartaro non possiamo. Sennò vanificheremmo forse gli enigmi. Non so se però ci arriviamo. Non volevo consumare la pozione. Aspetta. Vai, vai, lascia, ok. Ok. Oh. Che c'è qua dentro? Cosa cambia? Non lo so. Mi sembra niente, però. Forse possiamo passare attraverso le sbarre, sì. Per accendere questo, guarda. Boh, ho risolto qualcosa, così, così, vabbè. E là. Nuova attrezzatura, elmo del valore del soldato. Vediamo. Inventario. 10 danni con la spada. Adesso abbiamo questo che ci fa fare più 10 danni con l'ascia. Forse è meglio la spada. Usiamo di più la spada perché usiamo entrambe. Però tra questo, per quanto riguarda... questo è l'elmo romano praticamente. Sì, dai, teniamo questo. Personalizzazione
Direi che non c'è Elmi. Ok. Va bene, qua cos'è? Oggetti di missione. Ah, ok. Questi qua. Mappa. E non l'ho ancora vista, in effetti, la mappa. Sembra parecchio grande. Parecchio. Sì, infatti, questo gioco immagino ci terrà impegnati per diverse ore. Altro che. Ma immaginavo, anche perché poi io me ne guardo tutti, ovviamente. Sti così. Magari, ecco, la raccolta dell'ambrosia me la faccio per i fatti miei. Anche degli scrigni, magari. Però, le sfide non posso mica tralasciarle, ovviamente. Battaglia di Odisseo e le cripte, soprattutto. Va bene, abbiamo trovato uno scrigno così. Caso. Qua c'è nient'altro, fa vedere. C'è una scala. Lì ci sono i funghetti. Vabbè, no, andiamo di qua, dai. Sì, no, poi lì andiamo, ok, ho capito. E siamo in cima. Apriamo il forziere qua. Altre robe per me. Nuova pettorale del valore del soldato. Uno segmenti di resistenza. Non ho capito però la cosa bloccata. Meno 10% consumo di resistenza nel tempo. Forse va potenziato. Cioè potenziandolo ci dà quell'altro bonus. 4 volte. Boh. Comunque mettiamo, vabbè, l'armatura con gli addominali. Vabbè, ok. Ok, più forte. Ok. Qua abbiamo fatto. Eccolo lì. Sì. Aspetta, in cima. No, ma a parte che. Non mi sembra di vedere nulla. La vista non funziona. La vista acuta. Oh, vabbè. Comunque, parliamo con lui, dai. Credevo che stessi preparando qualcosa. Sì, organizzavo il tuo ritorno. Ce le hai le ali? Certo. Ecco, non sono proprio come nuove, ma andranno bene. Se lo dici tu. Hai il vaso, vero? Preparati ad aprirlo. Cos'è quello? Tu, il maglione di un ladro, pensavi di potermi sfuggire? Tu hai rubato qualcosa a quel mostro? Te l'ho detto, sono malato. Vabbè. Stupido fattorino, non meriti affatto la corona che ti è stata data. Noi ti abbatteremo, tifone, come in passato. Noi? Non c'è nessun noi, non più ormai. Phoenix, ora! Apri le ali! Non riesco! Ora ti ho il pugno! Non puoi nascondermi per sempre! Come l'abbiamo spedito? Va bene, dobbiamo metterci subito al sicuro. Che cosa era quel mostro? Tifone. Dici quel tifone? Oh, non hai idea. Andiamo alla sala degli dei. Lì potremo parlare. Che dici, voliamo? Queste erano le ali di Dedalo. Quel Dedalo, il grande inventore. Quindi? Quindi non hanno funzionato a dovere e hanno ucciso suo figlio. Andrà tutto bene. Basta che non ti avvicini troppo a Elio. E che non provi ad andare in bagno durante le turbulenze. Dovresti riuscire a raggiungere la terraferma senza precipitare. In teoria. Mi hai letteralmente derubata e ora mi salvi. Perché? Non ho capito un granché di quello che ha detto l'oracolo.
Ma se la profezia è corretta, eroe del cielo, solo tu puoi impedire che Tifone distrugga l'intero mondo. Non sappiamo nemmeno se parla di me. Per essere una persona che dispensa aiuti a destra e a manca, per una volta magari dovresti accettare tu una mano. Che cosa stai dicendo? Per il fato! Come può il messaggero alato aiutare se tu non me lo permetti? Con l'aiuto del messaggero alato. Un momento. Messaggero alato? No, impossibile, tu sei... Hermes, mi piace dire mezze verità, giocare tiri mancini e fare corse sulla spiaggia. Ora andiamo, per favore, gli altri dei hanno bisogno di noi. Gli altri dei? Mi stai dicendo che tutte le storie sono vere? La tua faccia ha qualcosa che non va. Hai di nuovo la bocca spalancata. Vola all'Isola d'Oro. Ti aspetterò nella sala degli dei. Detto questo, Hermes scomparve. Phoenix guardò oltre la stretta striscia di mare, verso i picchi e le valli dell'Isola d'Oro più avanti. La lunga strada verso il suo vero destino si estendeva davanti a lei. Un momento, era solo il prologo? A quanto pare. Non può servire un preambolo tanto lungo per iniziare una storia. Odisseo ci ha messo di meno a tornare a casa. Sta per saltare. Zitto e ascolta. Bello che appare l'armatura così. Salta, plana. Sì, l'avevo letto nei comandi. Aspetta, fammelo fare qua, per favore. Ok. Però consuma ovviamente resistenza, eh sì. Va bene, va bene. Quello era Hermes, ecco perché era così rapido.